Ora, che la democrazia corrispondesse dopo il 1989 in larga parte con una procedura e nulla più era piuttosto evidente. Con buona pace del discorso dominante, il 1989, se c'è una cosa che ci insegna, è, come ci ricordano gli economisti, anche di fede diversa, come Stiglitz o Piketty, è che capitalismo non fa rima con uguaglianza. La Belle Époque post-1989 ha visto acuirsi come non mai la disuguaglianza, cioè, per dirla ancora più propriamente, l'asimmetria sociale tra i primi e gli ultimi. E tornerò su questo tema. Dopo il 1989 poi, abbiamo assistito al palese divorzio di Stato e mercato, di capitalismo e democrazia. Quasi come se, questo è il fabula docet, la democrazia fosse esistita nel Novecento, nelle sue pur limitate, imperfette forme, non grazie al capitalismo, ma nonostante il capitalismo. Prova ne è che dopo il 1989, quando il capitalismo ha trionfato, si sono venuti contraendo sempre di più gli spazi di democrazia. Con un paradosso ancora tra i tanti. Nel mondo dentro il capitale, ogni qualvolta vi siano contraddizioni, forme di violenza, non funzionamenti delle strutture di riproduzione del capitale, puntualmente vengono evocati comunisti e fascisti, cioè gli sconfitti del Novecento. È curiosa questa retorica del capitale. No? A sentire l'ordine del discorso dominante, il mondo oggi sarebbe in balia di fascisti e comunisti che nuocciono, e poi dall'altro ci sarebbe invece un capitalismo pacificato identificato con la democrazia. No? È curiosa questa narrativa, credo uno dei tanti luoghi in cui appare manifesto l'inganno ideologico nel quale ci troviamo. Ecco, la democrazia oggi, dicevo, esisteva solo come procedura. No? La democrazia è unione inscindibile di forma e procedura. La democrazia implica, se definita nella sua forma più essenziale, la democrazia è né più e né meno che la sovranità di un demos, di un popolo, che si autodetermina. Ma il demos non è semplicemente il popolo indistinto, il demos è una comunità di individui ugualmente liberi. Il popolo, i greci non dicevano laocrazia, cioè il potere del laos, del popolo genericamente inteso, lo chiamavano democrazia, cioè il kratos, il potere di un popolo inteso come comunità di individui ugualmente liberi. E non può esservi una comunità di individui ugualmente liberi in una società in cui il padrone di fabbrica guadagna 37.000 volte più dell'operaio di Fiat Mirafiori o di Pomigliano d'Arco, dati contestuali. Non può esserci democrazia in un contesto di questo tipo. No? Si gioca spesso nell'ennesimo trionfo dell'intelletto astratto libertà contro eguaglianza, ma è chiaro che non può esservi libertà senza eguaglianza e non può esservi uguaglianza senza libertà. La vera democrazia è quella di una comunità di individui ugualmente liberi appartenenti a una comunità. Ora, non può esservi democrazia ove vi sia la disuguaglianza galoppante di cui siamo spettatori in questo periodo, non può esservi democrazia in assenza della sovranità del demos. La democrazia non è semplicemente il gesto dell'elezione e della votazione, cosa che ovviamente rientra pieno nel concetto di democrazia, ma non lo esaurisce. La democrazia è il demos che è sovrano nelle proprie questioni economiche, sociali, politiche, geopolitiche. Ecco. Io credo che sia palese che non soltanto manchi questa determinazione di sostanza della democrazia, ma sempre più manca anche la funzione procedurale, quella a cui si limitava la democrazia dopo l'89. Credo che sempre più appaia evidente come stia mettendo in discussione apertamente, con un'offensiva dichiarata, l'ordine liberista, stia mettendo in discussione l'ordine democratico, i meccanismi stessi della democrazia. Nel dibattito accademico ormai senza pudore compaiono libri intitolati Against Democracy, 2016, Brennan. Nel dibattito non soltanto accademico ma anche pubblico si parla continuamente ormai di expertise, di task force, l'idea in qualche modo che la massa non sia titolata in quanto strutturalmente incompetente
a prendere decisioni che debbono essere affidate a sparute cerchie di esperti e di tecnici, come vengono chiamati. Curiosamente questo nome sublime, apparentemente super partes, di tecnico e di esperto, nasconde quasi sempre un banchiere, un finanziere, un top manager, che si chiami Colao, che si chiami Mario Draghi o che si chiami Mario Monti. Dietro un tecnico c'è sempre e solo un membro della classe dominante. Ora, è chiaro come questo processo di spossessamento della democrazia sia una delle cifre fondamentali dell'ordine liberista. L'idea dell'expertise è qualcosa di intrinsecamente non democratico. L'idea che solo alcuni esperti debbano decidere è già intrinsecamente non democratico. Aristotele, politica, chiamiamo politia, che è il modo con cui Aristotele chiama la democrazia del ceto medio, la forma di governo in cui ciascuno decide su tutto, in cui tutti decidono su tutto della vita politica ovviamente. Se avete mal di pancia chiamerete il medico e non farete le votazioni ovviamente. Però dei termini generali della vita politica decide il demos. Questo è uno dei punti fondamentali. Ora, io credo che la nostra comunità abbia il compito primario non soltanto di porre al proprio fondamento una visione delle cose, di non sciogliersi nel folklore passatista, antiquario e nostalgico, di non cedere alle lusinghe delle destre bluetto, delle sinistre fucsie, interscambiabili dietro la loro finta opposizione, di non precipitare nemmeno nei movimenti single issue. L'obiettivo è quello di rifondare una visione delle cose, che non sia il richiamo a un passato definitivamente trascorso, ma che sia un tentativo dialettico di superare, conservare, portare all'altezza del tempo ciò che di buono vi è stato nel passato, congedando senza nostalgia ciò che invece è inassimilabile di quel passato.